io. Io intanto ringrazio anche per le cose che dirò, io penso che questa iniziativa sia molto importante, utile, sia utile approfondire come è stato fatto i diversi temi. Io voglio dire solo tre cose, perché molte cose le ha già dette Chiara e non voglio insistere. Però la prima cosa che voglio dire parte dalla sua conclusione. Anch'io penso che questo tema, che va al di là del tema dell'ambiente, che è un tema che riguarda lo sviluppo, che riguarda le priorità con cui si costruisce una politica, con cui si costruiscono dei programmi, ha una valenza politica fondamentale oggi, per le cose che ci ha detto il professore. Ha una valenza politica e quindi non può essere consegnato né agli addetti ai lavori né essere uno dei temi che elenchiamo spesso quando facciamo i programmi, le proposte. L'ambiente è uno dei tanti temi, no? Io penso che questo sia un tema che oggi ha una valenza politica fondamentale e lo penso per una questione, perché io penso che il tema del futuro debba ritornare a essere al centro della riflessione, del pensiero politico della sinistra. Noi per molti anni abbiamo spiegato, ed è stato così, che la differenza tra destra e sinistra era: la destra si occupava del contingente, dell'oggi, di portare a casa il più possibile oggi, sia dal punto di vista delle risorse sia dal punto di vista delle ricchezze. Noi, la sinistra, è sempre stata quella che guardava al futuro, pensava a come costruire un mondo migliore per chi veniva dopo di noi. Questa dimensione, per noi stessi e per chi veniva dopo di noi, questa dimensione l'abbiamo persa, un po' l'abbiamo persa, e io penso che una parte della crisi della sinistra in questi anni, dalla globalizzazione in poi, si è legato a questo, che noi abbiamo fatto tante proposte, tante belle cose, messo in campo tante idee e tanti provvedimenti positivi, ma è mancato quel contesto, quell'idea di futuro che potesse portare i cittadini, le persone a trovare risposte rispetto all'ansia principale che c'è in questi anni, che è proprio quella di cosa sarà. La paura è questa cosa qui, non siamo sicuri di cosa ci sarà domani. Gli altri propongono una cosa semplice, sono tornati la destra vera, quella che dice: vabbè, chiudiamoci, freghiamocene di tutti, degli immigrati, delle compatibilità ambientali, eccetera, eccetera, e cerchiamo di star meglio possibile noi, fregandocene di cosa succede nel futuro. A noi è mancata la credibilità per dire: noi siamo in grado di costruire un futuro migliore. E io penso che questo sia il tema che fa diventare la questione ambientale, la questione di cui parliamo oggi, una questione centrale. E non è un caso che l'abbiamo fatta al congresso, Nicola Zingaretti l'ha posta come una questione centrale, perché lo è, perché a quei ragazzi noi non possiamo dare un pensare di che diamo una risposta andando alle loro manifestazioni o cercando di avere buoni rapporti con loro, cosa che dobbiamo fare, ma o noi riusciamo a creare un'idea credibile per cui noi siamo in grado di offrire una proposta di sviluppo che cambia il paradigma, che cambia le priorità e che mette questa questione come una questione prioritaria, o se no difficilmente diventiamo credibili. La seconda cosa che voglio dire è: bisogna pensare sicuramente a un modello di sviluppo diverso in cui la compatibilità e la sostenibilità, non solo ambientale, diventano centrali, e quindi bisogna saper rinunciare delle cose in questo senso.
sapendo che ci sono degli ostacoli che sono stati accennati nei due interventi, che non sono una piccola cosa, perché sicuramente la questione per la destra che ha in mente quella cosa lì, che dicevo prima, cioè lucriamo il più possibile oggi, questo non è una priorità, anzi, Trump difende un apparato industriale, un modello commerciale che guarda indietro, difende non l'innovazione, difende ciò che rappresenta un vecchio modello di sviluppo che si fondava sulla quantità di ciò che si produce e non sulla qualità. E questo lo fa Visegrad, questo lo fa. E quindi c'è questa parte di mondo avanzato, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, che dovrebbero essere, con Obama ha provato a essere il motore dell'innovazione da questo punto di vista. Figuriamoci poi la Russia. Poi c'è un altro problema legato a questo, che noi dobbiamo prendere atto che c'è un pezzo di mondo che, giustamente il professore ricordava, che noi siamo la settima, ottava paese, economia del mondo. Ci sono poi l'Africa e l'Asia, a cui non è che gli possiamo spiegare che loro non devono produrre, non devono cambiare la loro economia, devono restare paesi che economie si fondano solo sull'agricoltura o qualche altra cosa, perché se si mettono a produrre con alcuni sistemi inquinano di più il mondo. È evidente che anche a loro, che questo è un problema di tutti ed è un problema di cui si faceva carico Parigi e di cui si deve far carico la comunità internazionale, perché non si può dire a chi è in condizioni economiche per noi inimmaginabili che non si può sviluppare, perché adesso noi, dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, decidiamo che bisogna ridurre le emissioni. Bisogna fare qualcosa di più in questo senso, dare incentivi, fare ragionamenti comuni. Terza questione, e poi accanto a questo bisogna sapere che questa questione richiede uno sforzo gigantesco, che però è indispensabile e che cambia il modello di sviluppo, ma cambia la vita delle persone. E la terza cosa è proprio questa: qual è il rischio e su che cosa la destra punta per resistere? Che l'idea è che meno emissioni, più ambiente, uno sviluppo sostenibile significa rinunciare, peggiorare le condizioni di vita e rinunciare a qualcosa. Io penso che noi dobbiamo dire con chiarezza e essere credibili che non è così, che mettere al centro la qualità non vuol dire decrescita felice, vuol dire mettere le persone nelle condizioni di godere di più di una vita con una qualità migliore. E questo è il modo anche per coinvolgere molti. Faccio tre esempi. Affrontare questa questione vuol dire produrre il massimo di innovazione che si può produrre in questa fase storica. Vuol dire una grande opportunità per l'economia. Se io penso a quanto ha prodotto, per esempio, la scelta che abbiamo fatto con il bonus ambiente, che dava incentivi fiscali a chi ristrutturava le abitazioni secondo criteri ecosostenibili, secondo criteri di
valorizzazione delle energie rinnovabili vuol dire che abbiamo aperto un mercato a aziende che hanno innovato, hanno dovuto innovare per essere in grado di utilizzare le tecnologie più avanzate per consentire che questi obiettivi possano essere raggiunti e realizzati. E questo vale per molte altre cose. Penso all'economia circolare, penso quindi a una questione che cambia i comportamenti delle persone, ma che ha un grande valore. Tutta la gestione del ciclo dei rifiuti è evidente che è un tema fondamentale dentro il ragionamento che stiamo facendo, che non è fatto solo delle emissioni, perché le emissioni si possono anche ridurre se riusciamo a riciclare di più, a fare un'economia circolare più. Terzo, la questione che già accennava Chiara, dobbiamo ripensare le nostre città. E anche su questo, in questa città, in questa realtà, stiamo producendo, perché le scelte che si stanno facendo sul trasporto pubblico, su le limitazioni al traffico, io credo che siano scelte importanti. Anche queste vanno in quella direzione. E quindi ci sono molte cose che si possono fare, tutte le cose che ho detto migliorano la qualità della vita, non solo riducono le emissioni, riducono l'impatto ambientale, ma migliorano la qualità della vita. Si spende meno per tenere le case calde, si spende meno per la gestione dei rifiuti, si ha una città sicuramente più vivibile e ci si sposta in maniera più veloce e serena. E quindi io credo che dobbiamo dirlo, che pensiamo a uno sviluppo diverso in cui la qualità però è un'occasione per migliorare non solo il futuro ma anche la qualità e le condizioni di vita oggi nelle nostre realtà. Ecco, queste sono le cose che volevo dire. Io chiudo dicendo, chiudo questo breve ragionamento dicendo, secondo me su questa questione torna molto attuale un vecchio slogan di Legambiente che diceva agire localmente, pensare globalmente. L'idea è esattamente questa: noi abbiamo bisogno di cambiare il futuro, di pensare a un'idea di futuro, quindi globale, sapendo che questa idea si realizza con tante piccole cose che sul territorio definiscono quell'idea di futuro alternativo che mette al centro la qualità e il benessere delle persone.